Amici interisti, amici di YouTube, amici di Facebook, buongiorno a tutti, buon sabato, buon weekend. Verona Inter 1-3, seconda vittoria consecutiva in rimonta, targata Correa, l'attaccante che segnava poco. Un quarto d'ora, 16 minuti, 2 gol, uno di testa tra l'altro. Vittoria in rimonta, come dicevo, è stata una partita, diciamo che sul piano del gioco abbiamo fatto un passo indietro, non tanto per dei meriti nostri, ma perché il Verona si è dimostrata una squadra ben messa in campo, pressing molto alto, molto organizzata, insomma Di Francesco l'ha preparata bene. E credo che dopo i primi 10 minuti abbiamo preso gol sul nostro errore del portiere, e qua ci vorrebbe un discorso a parte. E poi è chiaro che il Verona ha preso fiducia, ha cominciato a concedere meno, chiudendosi dietro, ripartendo velocemente, cercando di sfruttare i nostri errori, che fortunatamente sono stati pochi e non sono risultati fatali. Secondo tempo, anzi, torniamo al primo tempo. Credo che la prestazione di alcuni singoli, tipo anche di Lautaro, che mi sembra di capire che è piaciuto a tutti, io credo che si perda sempre in falli eccessivi senza senso, spintarelle, o non so, potrebbe evitare di fare tutti questi falli dove spezza le azioni, dove perde un sacco di tempo, rischia il giallo, pecca un po' di immaturità, credo Lautaro. Poi gran merito nel secondo tempo ad aver sbloccato la situazione, aver pareggiato con un gol da rapace. Ha avuto anche un'altra occasione su una situazione simile, da un fallo laterale. Ormai Perisic è uno specialista dei falli laterali. Vi ricordo un gol sempre all'Hellas Verona, se non sbaglio, però a San Siro qualche anno fa, rimessa laterale velocissima di Perisic per Icardi, dopo pochi secondi l'Inter è andata in vantaggio, finì 3-0 quella volta lì, sembra che era l'Inter di Spalletti. Comunque, chiusa parentesi, arriviamo, il Verona ha sprecato tante energie, ed è chiaro, ed era evidente che sarebbe calato a distanza. E così è entrato Correa, che non segna mai di testa, ma attenzione che è alto 1,88 m, quindi qualche gol di testa, se gli viene servita la palla giusta, lo fa. E gli è stata servita una palla perfetta, un'azione magistrale, partita da Vidal, dal piede di Vidal, con un grande lancio per Darmian, che si impegna sulla destra e mette in mezzo, all'altezza del dischetto del rigore, una palla bellissima per Correa. Splendido colpo di testa, potentissimo, e ci fa esultare. Grandissimo Correa. Io non avevo avuto dubbi sul suo rendimento. E pochi minuti dopo si ripete con un sinistro dal limite, chirurgico, come dicono i pagliacci, da biliardo. 3-1, gran risultato. Spiace per il Verona, spiace per il Verona. Complimenti a Simone Inzaghi, che ha letto bene la partita, è riuscita ad aggiustarla
nel momento in cui eravamo più in difficoltà. Mi è piaciuto poco Çalhanoğlu. Brozovic ha fatto un paio di errori, ma secondo me è fondamentale in mezzo al campo. Non ha gente all'altezza per sostituirlo, perché Barella e Vidal sono due adattati, loro fanno le mezzale. E parlando invece dei singoli che mi sono piaciuti, va bene Darmian, va bene Correa che ha fatto i due gol alla fine, Dzeko ha sempre fatto il suo, ha lavorato più per la squadra. E Perisic l'ho visto abbastanza tonico, e Vidal è tornato, sta tornando quello che ci aveva abituato con la Juve, con la Nazionale, con il Barcellona e con il Bayern Monaco. Non è sicuramente quello dell'anno scorso, anche se l'anno scorso è stato prezioso per il gol, per il vantaggio sulla Juve. E insomma, ho già voglia di vedere la prossima partita, non so voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi un giudizio sulla vostra partita, fatemi un commento, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete like alla pagina. Fatemi sapere cosa ne pensate. Forza Inter, ciao.